pronti a stupire. E ciao a tutti, tanto nel fune, benvenuti, bentornati nella carriera su F1 2018 con Will Smith. Questa che vedete è la curva lunghissima, la curva numero 4 del Gran Premio di Sochi. C'è il Discutiamone, c'è il GP di Sochi di Will Smith. Insomma, oggi è tutto a base di Madre Russia. Quindi, cari miei, mi raccomando, su con i mi piace e soprattutto cerchiamo di rendere vivo, attivo, senza giochi di squadra, questo Gran Premio virtuale. Vediamo un po' gli aggiornamenti come sono andati, perché ci siamo lasciati con una marea di aggiornamenti vedere. Okay. Abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica, saranno sulla macchina prima della FP1. Da aggiornare appunto, e alcuni pezzi nuovi, come se non vado errato il motore nuovo, se non è stato fatto nello scorso appuntamento. Andiamo nella ricerca e sviluppo, anzi prima ancora basta andare semplicemente nelle mail. Vediamo un po' anteprima weekend, intanto potenza motore completato, perfetto. Previsione del tempo, gara, pioggia, è indovinato un po', pioggia, con quasi nuvoloso, sereno nell'ultima parte. Aggiornamento sviluppo, ok, ma per quanto riguarda gli sviluppi abbiamo soltanto sviluppato il motore. 3 settimane ci sono volute, tre davvero, per arrivare a questo aggiornamento importante. Abbiamo 65 punti risorse, quindi niente. Effettivamente abbiamo ancora da modificare 240, 216, 232, 224, circa 800 punti risorse. Queste vi ricordo che dobbiamo aggiornarle per la stagione successiva, altrimenti gli aggiornamenti che abbiamo fatto quest'anno risulteranno inutili. Insomma, abbiamo sprecato dei punti risorse se non li aggiorniamo. Se invece dovessimo aggiornarli, ovviamente avremmo le migliorie che abbiamo avuto già in passato, e senza avere delle componenti obsolete. Stessa cosa dovrò fare qui, quindi più o meno avrò ancora 1500-1600 punti di risorse da dover utilizzare. Speriamo anche di poter magari aumentare, upgradare qualche altro pezzo. Non sarebbe male aumentare sempre il motopropulsore, perché ci serve, ma le piste che ci saranno in futuro saranno Suzuka, saranno Austin, saranno queste più che altro le più difficili, anche il T2 e il T3 di Messico. Però generalmente abbiamo Abu Dhabi, abbiamo Brasile, che non dovrebbero essere poi così tanto poco magnanime, ecco, per quanto riguarda la nostra vetturina. Il nostro obiettivo, come al solito, è di far molto bene, di entrare ovviamente in Q2 e, se riusciamo, in Q3, anche se la vedo abbastanza dura. Devo fare un po' di chilometri, perché è da un po' che non giochicchio un poco a questo gioco. Speriamo ovviamente di fare del nostro meglio, anche se con queste componenti che sto mettendo credo che non faremo del nostro meglio, ma faremo del nostro peggio per non prendere i punti risorse. Ovviamente cercherò di prenderli senza problemi, perché altrimenti le cose si fanno dure, durissime. Ci vediamo durante le Q e mi raccomando, su con i motori, su con i giri, su con i commenti. Dai! Peccato.
37 era un buon tempo, ma l'ultima curva ci ha fregato tantissimo. Anche la prima curva del secondo settore è abbastanza cattiva, bastardina, perché non si vedeva dato che c'era il sole. Ci siamo beccati, no, quasi 5 decimi da Leclerc, ma io dico, ma che cos'ha Leclerc? 31,8, no, 32,5, ok, nel primo settore, 31,8 e 25,9. Noi abbiamo fatto 26,3 nell'ultimo, 31,5 anche noi, 32,8, abbiamo perso tutto, soprattutto nel terzo settore. Siamo a 3 decimi dalla zona della P10, quindi non male comunque, perché 37 non è malissimo, siamo a pochissimo dagli altri, ma ci siamo beccati anche stavolta paga da Leclerc, un Leclerc che è in versione monzafiatante quando si tratta della qualifica, anche se poi in gara cede un pochino. Tuttavia abbiamo un setup prevalentemente bagnato, adesso alziamo un pochino l'alettone anteriore perché è l'unica cosa che con il parco chiuso possiamo modificare tra qualifica e gara, quando soprattutto poi le condizioni cambiano. È una regola del cavolo, perché ci si ritrova con l'assetto da asciutto sul bagnato, quindi bisogna pensare già da sabato di fare un assetto bagnato con la possibilità che poi alla fine non venga a piovere in gara. Mentre qua, vabbè, sappiamo che verrà a piovere perché effettivamente il meteo dice che piove dall'inizio del Gran Premio, poi andrà a non piovere più nell'ultima ben parte. È stata una buona qualificazione. Bon, bene, se dicono così, se la buona Emma dice così, vuol dire che sono contento, sono stracontento, direi che possiamo iniziare a pensare a fare una buona gara. Gara! Buon pomeriggio da Sochi, dove sta per partire il Gran Premio di Russia. La battaglia per il titolo è ancora lunga, ma possiamo aspettarci una lotta senza quartiere su questo circuito che ha fatto il suo debutto nel 2014 e ha tutto il necessario per diventare un classico. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position, davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen e Hamilton. Ha preso una penalità in griglia di partenza. Perez, Sainz, Hülkenberg ed Esteban Ocon, Magnussen, Alonso, Mr. Monaco e Grosjean, Van Dorn, Gasly, Brandon Hartley e Charles Leclerc, Stroll e Sergei Sirotkin completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Ci siamo qualificati più in alto del previsto. Cerchiamo di comportarci bene anche in gara. Ucci, 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 ucci. Il buon Leclerc parte 18esimo, quindi ha avuto una penalizzazione di almeno 10 posizioni in griglia. Ai 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 ai. Noi mettiamo meno benzina possibile e ci prepariamo a questa gara che parte con le gomme full wet, quindi bagnato pesante. Dopo una partenza che Bottas levati nello scorso Gran Premio, per cercare di fare una grande partenza adesso. Via! Partenza tutto sommato positiva. Anche questo avvio di Sochi, ma occhio adesso, prima ancora non si vede una ceppa. Ci buttiamo all'interno, guadagniamo due posizioni, forse tre, forse quattro, no, tre posizioni. P10, siamo già in zona punti. Fantastica partenza di Will Smith, molto molto curata, molto tranquilla comunque, senza esagerare troppo. Ho trovato il nostro spazio interno e ci siamo infilati, ma non si vede niente. Oh mio Dio, questa sì che sarà una gara totalmente ben fatto, buona partenza nera, nel senso che non ho idea di dove andremo a finire e se riusciremo a risparmiare carburante, se riusciremo a restare in pista, se riusciremo a guadagnare posizioni o se invece perderemo contatto con quelli davanti. Sembra di no al momento, ma è solo il primo giro. Devono un po' tutti avventarsi in queste condizioni. Proviamo l'attacco su Nico Hülkenberg intanto, dato che ci siamo. Ci sarà sorpasso. È un po' lontano però. Qua non si può passare. Proviamo un incrocio. Difficile, difficile.
Occhio qui a non prendere il taglio cura, perché nelle prove l'ho presa abbastanza volte, anche se sul bagnato si tende a non prendere troppe cordoli. Ma Will Smith non è studiato, li prende più dell'assunto. Siamo franco bollati a Nico Hulkenberg. Usiamo addirittura meglio in trazione. Trazione è meglio e abbiamo anche un'ottima velocità, maggiore ovviamente della Renault. Ci buttiamo all'interno con le dovute precauzioni e passiamo. Abbiamo cercato anche di lasciare spazio a Nico, ma non era facile. Splendido, bella mossa. Grazie Alex. Will si è già dato da fare qui a Sochi, all'esordio. Qui vinse con la McLaren, o meglio il secondo anno, perché il primo fu con la Marussia, se non vado errato. Sono molto lontani gli altri, però abbiamo perso tantissimo nel sorpasso. Aumentiamo l'erogazione dell'RS e consumiamo un po' della sua energia. Lungo qui, no! Sbagliatissimo, sbagliatissimo questa staccata. Abbiamo perso contatto con quelli davanti, alla stragrande. Abbiamo 3 secondi da guadagnare, ancora lungo. Will non ha trovato la quadra in questo giro. Giro terribile a parte sua, con tanto di taglio cura perché non si vede la curva. Attenzione perché il posteriore penso che sia abbastanza caldo. E infatti i freni sono molto caldi. Ho girato pianissimo, ma va veramente piano. Davanti c'è Sainz. Mamma mia. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,5 secondi. Abbiamo perso una marea. 1,4 secondi a giro. Monta gomme da bagnato nuove. Le sue gomme sono state montate 2 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,49,3. Abbiamo perso 3 secondi grazie ad errori che ti fanno perdere tantissimo in queste condizioni. Abbiamo un po' di difficoltà. Giravamo molto forte in prova libera in queste condizioni. L'importante è scrollarsi di dosso gli avversari, così siamo un po' più sereni, più tranquilli, anche se abbiamo già un avvertimento. La pioggia dovrebbe diminuire fra circa 5 minuti. Già dovrebbe calare di intensità la pioggia. Comunque c'è da dire che la pioggia ci ha salvato, perché altrimenti avremmo dovuto montare le Hypersoft. Se non avessimo montate, comunque avremmo faticato con le Ultra. Continua a perdere da Sainz. Stanno volando quelli davanti e io sto guadagnando tanto invece su Hulkenberg. Occhio qui, stavolta l'ho fatta bene. 47,9 da parte di Sebastian Vettel, che vedo dalla mappa che prende il largo. Vediamo noi invece 1,52, abbiamo perso 7-8 decimi da Sainz, ma abbiamo guadagnato un secondo pieno, anche di più, su Nico Hulkenberg. Adesso andiamo su di giri, tutto questo giro. Sottosterza manetta. La situazione delle gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso. Ok capo, manteniamo queste gomme quindi. 6-1. Hulkenberg sempre a 3-7, mamma mia. Sempre peggio. Troviamo nel limbo, ci troviamo in una situazione meravigliosa. Sarebbe un altro
arriva a punti, ma sarebbe una gara solitaria, parecchio solitaria. Almeno potete apprezzare le gesta di Will in queste condizioni, con una fatica assurda nella gestione della potenza della AS. Quattro e due su Nico. Occhio al taglio. Ovviamente abbiamo tagliato bene la curva in senso non letterale del termine. Lungo qui. Addirittura avvertimento per un lungo del genere. Va bene. Il distacco dalla prima è 16,9 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 10,0 secondi. Questo Gran Premio non sta andando bene, Però abbiamo per fortuna chi ci blocca dietro. Voglio vedere anche la situazione delle gomme, perfette. Cos'è? Bloccato così in questo modo non ci sta, No ragazzi, non succede, succede qualcosa, sta succedendo qualcosa. Non sono più condizioni da queste gomme. Stiamo perdendo una marea. Giusto il momento di rientrare. La macchina non sta più in pista. Sì che ho paura di fare una cavolata, ma avevo un assetto da intermedie, non da bagnato pesante. C'è troppo distacco da quelli davanti. Hülkenberg ha guadagnato 2 secondi netti che io ho perso in queste condizioni, in questo casino che ho fatto. Mentre, c'è quello lì che fa il record e noi che non stiamo in pista. Proviamo a pensarla diversamente, dai. E Ale, 50 secondi per entrare, perché sembrava troppo vicina la linea bianca. In queste condizioni guardare e vedere qualcosa è davvero molto difficile. In teoria dovrebbe essere pioggia leggera questa. Ora sarà il momento della verità. Intanto le due Sauber sono ultime e penultime. Vai, vediamo vai, un po'. Vai. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Vediamo se abbiamo fatto bene oppure abbiamo fatto male. Hot lap e andiamo. Sembra la scelta giusta, lo dico già adesso. Lia sta in pista in queste condizioni, per carità, noi no, però è per questo che abbiamo faticato così tanto, abbiamo avuto quel bloccaggio in questa curva. Avremmo dovuto prevederlo. Da Leclerc. Voglio proprio vedere se riusciamo a guadagnare tanto, È vero che è imbottigliato nel traffico, ma sono tutti più o meno dietro a Hülkenberg. Hülkenberg non c'è, non è in gara oggi. Stiamo sempre andando molto forte. Quattordici e tre, abbiamo recuperato 6 decimi in questo settore. Non rientra nei box. Non rientrano nei box loro, noi naturalmente guadagniamo del terreno. Il problema è che se non si fermano non siamo fregati. Un secondo e mezzo guadagnato in
due settori. Questo vuol dire che stiamo guadagnando rispetto agli altri davanti. Però vediamo se riusciamo a migliorare i nostri parziali. Dovrebbero rientrare ai box comunque, onestamente. Sanno abbiamo un cuore, carburante sufficienza per altri 5 giri. Beh, sto migliorando tantissimo i miei parziali. Un secondo guadagnato sulle Leclerc in questo settore. Sono le gomme perfette queste. Quindi la strategia è azzeccata. Resta da vedere se Lia si fermerà o no. Gara tranquilla che si dimostra ora in una fase molto molto delicata per noi. Un altro secondino guadagnato sia nel tempo totale complessivo, in realtà sono 5 decimi lì, che su Leclerc. Un po' tranquillo, un po' troppo tranquillo qui. Loro non rientrano, siamo già all'ottavo giro. Ai 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 ai. Ok, il distacco è 10,5 secondi. Abbiamo guadagnato quanto in questo giro? Quanto? Ma tantissimo! Ma tantissimo! Davanti c'è Charles. Distacco dall'auto davanti, 10,5 secondi. Montagomme da bagnato usate. Le sue gomme sono state montate 8 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 51,4. 3 secondi questo giro abbiamo guadagnato. Non mi dite che dovete, che dobbiamo per forza andarli a prendere e superarli in pista, perché non sarebbe giusto, non sta né in cielo né in terra. Record nel T1 addirittura. Se faccio io record con la Sauber, immaginate cosa vuol dire. Credo proprio che non si fermeranno. Sebastian fa il record sul giro ancora. Se loro non si fermano vuol dire che vanno fino in fondo. Noi stiamo con hot lap e con grassa tutto il tempo. Dovremmo poter fare un gran terzo settore adesso. Che ingiustizia potrebbe essere, davvero, No, lungo, 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 no, mi dà la penalità. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. 47,7, abbiamo guadagnato, non so, 4 secondi su Stroll stavolta. Perché è passato il buon Charles. Stiamo volando, ragazzi, Ufficiale, loro non si fermano. Due secondi guadagnati in questo settore. Credo che ora il record sul giro non se lo taglierà. Non ce lo toglierà nessuno. Vettel passerà, farà 47,2. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Sono loro che hanno le gomme completamente sbagliate. Alcune informazioni su Grosjean. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Male per Grosjean. Attenzione che qua è su 46.
Incredibile come non rientra nei box. Sono tutti qui però, eh. .46.5, record sul giro per Will Smith. Questo lo dice lunghissima. Tutto che sta accadendo in questo Gran Premio, mancano tre giri alla fine. Passato Stroll. Bello, che sorpasso. Passato anche Leclerc. Devo togliermi e sbarazzarmi subito dell'IA. Cattivo questo, ma va bene. No! Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Giusto, giusto, giusto. Niente da dire. Purtroppo sono arrivato fuori. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Vai, andiamo così. Bandiera gialla intanto mi sta. In realtà la bandiera gialla non c'è. Però Alonso procede lentamente. Ancora due giri dopo questo. Il radar mostra che sarà sereno presto. Ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Il radar dovrebbe dire anche che era da intermedie. E ora mo come facciamo a superare altre qui? È impossibile. Boh, vi è passato così. Il problema è che la zona punti è lì, ma dobbiamo mettere 3 secondi poi. Oh no, ho sbagliato completamente. Scusami. Totalmente sbagliato la staccata su Gasly. Non niente da fare, ragazzi. Arriviamo adesso su Van Dorn e va bene. Adesso bisogna passare questi tre qui. So che abbiamo fatto una porcata su Gasly, me ne rendo conto. Ma lì è che non si ferma con queste condizioni, con le gomme che dovrebbero essere distrutte, disintegrate, lo sono ancora di più. Non mi giustifico però. È solo che Will ha la carogna in questo momento. Uaccate. Cattivo anche qui. Sei all'ultimo giro. Questo qui sarebbe stato un ruota a ruota. Sarebbe stato un sorpasso alla Kevin Magnussen. Quindi non mi preoccupo troppo su questo. Mi trovo a dover rispondere pan per focaccia a un'IA che non si ferma in box. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Sei protetto, Hülkenberg. Ancora sei protetto. E andiamo interno, quindi. E ora dobbiamo guadagnare 3 secondi. J
diciamo che nei due tentativi di sorpasso eravamo comunque interni e davanti già all'avversario, ma vabbè, abbiamo sbagliato contro Gasly. Siamo stati troppo cattivi, mi rendo conto, però ragazzi, capiteci. Capite Will? Per l'ennesima volta in questo circuito si trova a dover fare una rimonta. Ma le chiamate facciamo decimi, eh? Noni? Sì! Ok, sì, prendi sì. La gomma e portala a casa. Va bene così, va bene così. Ma che gara è stata? Ma che cosa è successo? Dico io, ma si può, ma si può. Tutto si è riavvivato nel finale. Ma non si può, non è concepibile una cosa simile. Cioè, ragazzi, dovrei tenere tutto il replay degli ultimi giri. Per forza, non posso fare altrimenti. Ne abbiamo superati quanti? Ne abbiamo superati 11. 11. Intanto sì, ha vinto la Ferrari, ma ragazzi, davvero, mi trovo qui a dire che non siamo stati troppo buoni nei sorpassi. Alcuni sono stati spettacolari, altri invece sono stati poco belli, me ne rendo conto. Io predico sempre sportività e tutto, però magari a volte sbaglio anche io. Quindi perdonatemi, potete perdonarmi, ma potete capire anche la rabbia che ha un pilota virtuale nel vedere tutto ciò, nel vedere che i piloti dell'IA non si fermano e tu devi andare, tu non puoi più stare in pista con quelle gomme perché perderesti 3 secondi a giro sull'IA, quindi devi fermarti ai box, ma riparti ultimo e devi superarti di nuovo tutti i piloti, non va bene. Ole, grande! Grazie mille Filippi che ci premia come miglior pilota in pista. Abbiamo fatto anche il giro più veloce del Gran Premio, questo ci vuol dire davvero 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 tantissimo. Guadagnavamo circa 4 secondi a giro su Hülkenberg e compagnia bella, cioè, tanto per farvi capire cosa non ha fatto lì, ovvero non fermarsi ai box. Infatti l'unico pire che ha fatto una sola sono stato io, forse anche Alonso, sì anche Alonso perché ha avuto il problema. Nella classifica piloti non succede nulla perché noi rimaniamo a 2 punti, cioè noi rimaniamo in 11ª posizione con 2 punti in più, e nel costruttori guadagniamo altri 2 punticini nei confronti della McLaren con Alonso che appunto non ha conquistato punti ed è l'unico che porta sempre punti alla baracca. Sono stracontento, devo essere sincero, stracontento. Ottimo lavoro oggi, come pensi sia andata? Come penso Stavi sia zigzagando andata? Zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Ma guarda, è così facile vincere con una macchina così maneggevole. Sì, dai, possiamo richiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no? Ma forse dovrebbero aspettarsi un pochino di più. Come pensi che abbia influito il clima sul risultato di oggi? Ma certamente non ha afflosciato il nostro morale. Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Ma guarda, io non ho niente da dire perché so di essere un po' nel torto e non c'era mi pare una risposta adatta, credo, poi non vorrei dire una cavolata. Comunque sia, torniamo nel nostro workstation a testa alta con l'ennesimo arrivo a punti consecutivo, ma inizia a essere un arrivo a punti molto molto interessante e siamo molto costanti, diciamo. Vediamo un po' anche quanti 600 punti. Non ho visto bene quanti perché non ho davvero non un ho ottimo risultato. Visto... Complimenti. Non ci possiamo lamentare. 1500 punti di risorse del genere. Ok, più o meno è quello che mi aspettavo. Il mio valore è decisamente aumentato dall'ultima volta che abbiamo contrattato per il contratto. È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Allora, quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Se vuoi puoi accettarla, ma ti consiglio 35%. Vivamente di fare una controfferta, allora, e tentare di così. Ottenere qualcosa di meglio. 30% più rapidi, sviluppo simultaneo, facciamo 2 per reparto, facciamo così. Esageriamo, ragazzi, mettiamo 3 migliori. Proviamo così, ragazzi. Allora, facciamo così. Non gli sono piaciuti i nostri termini, riproviamo.
Facciamo così allora. Scendiamo. Sì, perfetto, perfetto. La nostra proposta è stata accettata. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Sono cose che possiamo ottenere, ovvero in qualifica al 13° posto forse è l'unico valore che ancora non riusciamo a conquistare, mentre in gara mi aspetto almeno un 9° posto. Tra l'altro è il primo 9° posto della nostra stagione, dopo il 5° posto che era il primo della nostra stagione qui a Singapore. Lì a Singapore, ok. Quindi abbiamo il bonus gara del 75%, che è lo stesso di prima. Abbiamo due migliorie per reparto, ottimo. Il pit stop del 20% più rapido e il livello 2 del tempo miglioria minore e maggiore diminuito di una settimana come velocità di miglioria. Quindi vuol dire che abbiamo fatto davvero, davvero, davvero un buon lavoro. Visualizza l'albero in sviluppo. Io direi però di aumentare ancora qualcosa e piano piano poi conservare i punti che ci mancano, che ci avanzano anzi, per risviluppare tutte queste componenti, e dovremmo essere a posto così. Almeno per quanto riguarda l'aerodinamica siamo a posto. Poi avremo altri più o meno 800-900 punti risorse da dover utilizzare per la resistenza. Però abbiamo migliorato il telaio, stiamo migliorando il telaio. Ovviamente speriamo che per il prossimo Gran Premio, che sarà in Giappone, sarà tutto ok. Vi invito un bacione, un abbraccio, grazie mille per la pazienza, grazie mille per aver visto questo video. Non so perché ho detto pazienza, onestamente. Spero che non vi annoiate quando guardate i miei video. Insomma, spero. A presto. Sochi Autodrome, gara, avanza. Sì, sì, sì. Ciao, ciao!